presenta La Zecca. Tutto il resto è noia. Referendum costituzionale, il 4 dicembre si avvicina. Uguale. Abbiamo sentito le opinioni di politici, giuristi, VIP, cantanti, anche gente che tranquillamente poteva farsi i cazzi suoi. Tanto hanno detto tutti un enorme cumulo di stronzate su questo referendum costituzionale. Tanto poi chi va a votare è la gente, si decide il voto popolare, quindi è il parere della gente che vogliamo sentire su questo referendum. Tanto cazzata in più, cazzata in meno, un cambio cazzo. Apriamo le linee, voglio sapere semplicemente sì o no e perché. Cominciamo da Bari, Oronzo. Bari, sì o no? Guardi, no, in questo momento non le posso dare queste soddisfazioni. Perché? Cos'è? Minacciato? Ho le mani sporche, sto rispondendo. Di che cosa? Cosa fa? Si sta masturbando? Cosa fa? Chi è lei? Dexter? Cosa fa? Sta scuoiando cadaveri? Sta facendo un'autopsia. Cos'altro vuole sapere? Beh, no, veloce. Innanzitutto non alzi la voce, cerchi di essere rispettoso. Ma vaffanculo. Sì, lei è un caffone maleducato. Grazie. Arcazzo. Bene, lasciamo che Oronzo continui a fare le sue sculture con le feci. Andiamo a Potenza. Mario, buongiorno. Buongiorno a lei. Referendum costituzionale del 4 dicembre, la sua posizione, dica. Niente, non c'è nessun tipo di posizione. Lei non ha posizione? Lei è contrario al Kama Sutra? Tutte e due. Tutte e due. Lei è assolutamente avverso al Kama Sutra, come mai? Per dalla nascita proprio. Dalla nascita, cioè lei è nato sputando sul Kama Sutra. Sì, sì. Chi sa la parto? L'ostetrica che le sottoponeva la posizione del loto e lei ci cacava sopra. Esatto. Una storia curiosa la sua, forse un giorno faranno un film. Come risposta, da tua madre la puoi sapere. E qua al zoccola della sua da 6 generazioni, Sofia da Mignotta. Assunta, la Lamezia Terme. Sì o no, Assunta, dica. No, non lo so, guarda. Non lo sa? No. Si è fatto un'idea? Non mi andai dentro a casa la mia Kate. Cosa? Non è che sono sempre qua. Sì, no, ho capito, signora, sì. Deve andare via di qua. Deve andare via da lì, sì. Ma questo per Natale vado via. Per Natale va via, giustamente. Sì. Ma questo che cosa ha a che fare esattamente con il referendum costituzionale del 4 di giugno? Non lo so, guarda. Non lo sa che cosa ha a che fare? Ma andrà comunque a votare, ogni sì. Tanto, sì. Ogni tanto va a votare lei. Ogni quanto? Ci vado mai, che cazzo non ne frega a me, però. Ma, signora, adesso però voglio dire, c'è un dovere costituzionale, qua si tocca la Costituzione. Sa che cos'è la Costituzione lei, signora? Sì, che cos'è? Cos'è? Dai, c'ho da fare, ho detto. Cosa deve fare, signora? Lei è persa in un bosco priva di bussola. Cosa cazzo deve fare? Cosa mai ci avrà da fare? Dovrà al massimo raddrizzare i premolari per riuscire ad avere una fonazione normale. Senza, ma sempre tu sei. E allora? Allora cosa? Abbiamo presentato la nuova campagna della Lorenzin contro l'arteriosclerosi. Adesso chiudiamo, andiamo a Bologna. Adolfo, buongiorno. Sono Bruciani. Luciane? Papa, sì, però un po' di anni fa, adesso c'è vergoglio. Comunque questo non c'entra. Ma io non ci vado neanche a votare. Perché non va? Perché non va? Chi mi paga il biglietto arriva in Calabria? Costa carissimo. Si può votare anche dall'estero? Allora come devo fare? Richiesta al comune? Ma io che cazzo ne so, mica sono un ufficio informazioni, io sono una radio. Voglio sapere se lei ha maturato una convinzione sul referendum. Che cazzo me ne frega a me? Di dove va a votare lei? Per me può andare a votare anche a Tirana, che cazzo me ne frega? A me me ne frega altrettanto della tua convinzione. Chiudi sta telefonata, per favore. Perché sennò che cosa succede? Chiudi sta telefonata, che c'ho da fare, per favore. Cosa ha da fare? Cosa deve fare lì lei a Bologna? Cosa sta facendo, i tortellini? Io gli ho chiesto una cosa, come si fa a fare la richiesta? Ma che cazzo ne so, ma chiami un numero verde, io non sono un ufficio informazioni, lei mi deve spiegare la sua idea. Ma neanche io sono tenuto a informare a te se ho convinto una richiesta, o se ho convinto una commissione per il sembrino, non sono tenuto a dirtelo a te, va bene? Ma io glielo sto domandando gentilmente, lei mi parla di un'altra cosa, cosa vuole sapere, anche il suo piano tarifario? Scusa, ma io sono tenuto a te darti una risposta, mi sono convinto per il sì o per il no. Lei si è convinto? Sono tenuto. Dica, cosa ha paura? Questi sono fatti miei, non ho paura di nessuno. L'hanno minacciata, dica la verità, l'hanno minacciata, ha ricevuto minacce, pressioni, poteri forti. Lei manca l'educazione oltretutto. A me non me ne frega un cazzo dell'educazione, io sto facendo politica, sto facendo informazione, a me dell'educazione non me ne frega un cazzo, ha capito? Un cazzo. Scusa, perché sono tenuto a darti una risposta a te? Ma non me ne frega un cazzo neanche di questo, lei mi deve dire se ma ha deciso. Cambia lavoro. Ma con il mio lavoro io alimento la mia famiglia e anche oltre, senta, non sono come lei che deve andare a Bologna a fare i tortellini. E tu li fai col culo i tortellini. Come si permette di dire una cosa del genere? Lei non sa niente di Costituzione, non sa niente di niente. Ma cosa si permette? Lei a dirmi tutte queste cose in maniera così sgorbutica. Sgorbutica, sgorbutica, quella lingua parla lei. Ma scusa, ci sono di poche parole. Sì, no, immagino che questa è la quantità di parole che li dice in un anno. Più o meno lei si esprime a gesti brandendo un femore umano, credo, così a occhio. Tanti a Roma tu, Roma ladrona. Roma dice? Ladrona, certo, invece la Calabria. Il mio amico Umberto. Chi è il suo amico Umberto? Chi cazzo lo conosce? Chi è questo amico Umberto? Umberto Bossi, è stato il fondatore di Forza Italia. No, non è vero, è stato il fondatore della Lega Nord. Che cazzo dice? Dove l'ha vista lei? È stato un raptus. È stato, sì. Veloci raptus è stato. Fa anche le pippe lei sulla Lega. Dica la verità. Cosa? No, dico, se fa pure le pippe lei sulla Lega. Va lì a Pontida. No, non ho mai fatto di queste cose. Perché lei non si fa le pippe. C'ho in abbondanza da esercitare questa. Io non lo faccio. Lei scopa tanto? C'è no, hai capito? Lei scopa tanto? Abbastanza, sì, a pagamento naturalmente. No, figuriamoci. Mai pagato, ma è una volta sola, non a pagamento. Certo. Mi sono trovato con uno che poi voleva dei soldi dopo un po' di tempo. Normalmente mi pagano loro. Normalmente la pagano loro, cioè lei è un gigolò, diciamo. Lei come fa? Cosa li seduce con le loro?
colloquio, diciamo. Ah, così. Con l'intelligenza, la cultura. Cultura, hai capito? Ah, certo, si sente chiaramente. Una persona che basta dire tre parole e subito arriva al cuore di una donna, eh? Ma va un po' di più, un po' più. Ma va un po', po'. Cazzo, sta suonando i timpani. Va bene, Sperminator, dai, mi hai rotto i coglioni, dai, ciao. Ciao, ciao, vaffanculo, dai. Allora capisci? Allora capisci? Capisci? Cioè, noi, i giornali, tribune politiche, e questa è la gente che vota. Questa è la gente che vota. Il futuro della Costituzione è in mano a queste persone. Basta, ho detto tutto. Vaffanculo. Ma ragazzi, ritiro tutto, viva i.